Do la parola a Gian Vittorio Abbondo, a Castellino, anzi nell'ordine a Daniele Castellino e Gian Vittorio Abbondo, che sono gli autori di quel libro che vedete, Le miniere, tragelato il vetro su miniere, che è stato pubblicato in occasione del centenario. È un libro, io credo, ricco di numerose importanti notizie. Un giorno forse lo si riediterà con la parte anche che riguarda la storia di Pietro Giardi, comunque già di per sé, nel 2114 sicuramente saremo qua per rifarlo. C'è anche un giro, se sì, ma non ha nessuna importanza. Prego, lascio la parola a Daniele. Buongiorno, io ho il compito difficile di tenervi svegli dopo mangiato, quindi cercherò di essere veloce. Noi ci divideremo il tempo dell'intervento in due parti circa uguali. Io farò un breve riassunto nella prima parte della situazione che c'era intorno al 1888, quando c'è stata la ripresa dei lavori, e un momento in cui si può parlare veramente di rivoluzione industriale. Questa è la seconda rivoluzione industriale, come vedremo mi ricollegherò ovviamente a cose già dette in precedenza, legata all'uso dell'energia elettrica, per esempio. Anche nel 1904 c'è il brutto intermezzo della valanga, c'è un prosieguo di attività, diciamo, tradizionale della miniera, e poi c'è la chiusura della miniera. Poi c'è uno strascico che è determinato dagli studi, cioè le ricerche che sono state fatte successivamente da enti istituzionali o da società minerarie, oppure da privati cittadini che, mossi dalla curiosità in questi ultimi anni, sono andati a mettere il naso dentro e quindi hanno aggiunto una serie di informazioni successive. Di questo parlerà Magri. Mentre per quanto riguarda la questione della valanga, che io accennerò solamente, ne parlerà subito dopo di me a Voto, mio collega Gian Vittorio. Allora, ecco, io cercherò di fare una panoramica anche con delle immagini. Questa è un'immagine panoramica, quella è la vetta del Ginevert vista dalla cima del Berg, il teatro dove avvengono le azioni principali. La cosa impressionante è che più di 100 anni fa, in questo periodo di cui io mi accingo a parlare, si lavorava, si è cercato, ma si è anche riuscito a lavorare anche d'inverno a una quota intorno ai 3.000 metri, che oggi noi a 3.000 metri ci andiamo con la funivia del Platorosà, d'accordo? Però allora era una cosa ben diversa. Faccio un rapido parallelo. Pensate che in quegli stessi anni è stata costruita il trenino della Jungfrau, che arriva fino a 3.400 metri, ma il progetto era di arrivare in punta alla Jungfrau, è una cima del massiccio bernese in Svizzera, che è 4.100. In quel periodo c'era una convinzione nei propri mezzi incredibile. Se noi pensiamo ancora come c'è stato un progresso successivo, diventa impressionante pensare come allora si pensasse e si riuscisse anche a fare, poi con i limiti che sono imposti dalla realtà dei fatti, delle cose ancora oggi incredibili. Questa è una foto che abbiamo già visto, sono i visi delle persone che lavoravano allora lassù. Ecco, questo è il versante della Valtroncea, quello che può essere più accessibile, anche perché la strada d'accesso è da questa parte. Quella è la cima del Bert o cima di mezzo D, questa è la cima del Ginevert, in mezzo c'è il cuore del Bert. Il mineraliale era su, d'accordo? Come è stato già detto prima, questo giacimento è stato scoperto, lo vedremo poi anche dopo, c'è un brevissimo riassunto delle date, è stato scoperto nel 1700 e poi dopo è stato lavorato a rate successive. Noi abbiamo visto la storia fino a tutta la questione di Gianni. Questa sezione di opere di geologi intorno al Novecento ci fa vedere il giacimento, e noi lo possiamo vedere in sovrapposizione con l'immagine. La parte in verde è quella che affiora più o meno, perché in parte è coperta da sedimenti. La parte in giallo è quella che è stata riconosciuta con i lavori sotterranei. Questa immagine comparirà più volte, perché di sopra vedremo come procede la storia nel corso degli anni. In realtà, dato che quella foto è stata fatta dalla cima, questa è il Bec di Mezzodì o cima del Bec, io lo chiamerò indifferentemente il numero
lato, in un altro, e quello è il colle del Vet. La foto è stata scattata non in realtà dalla vetta, ma scendendo da queste parti. Anche lassù c'era un affioramento che probabilmente è anche uno dei primi riconosciuti, perché è uno dei più evidenti e più grandi. Tornando alla nostra immagine, qui abbiamo la storia, quindi quello che, le date che sono state già citate in precedenza. Il cavalier Pietro Gianni inizia con la concessione della miniera nel 1963, onestamente quale fosse lo sviluppo delle gallerie allora non si sa. Questa concessione, tra l'altro, era chiamata Valloncroi della Sierra, il nome del Bet non compare. E questo me lo ricordo molto bene, perché io, il mio primo approccio con la miniera del Bet, molto da lontano, io sono di Torino, l'ho avuto quando un collega di mio padre mi ha regalato, io faccio collezione di rare, mi ha regalato un pezzo di pirite insignificante del Bet, che è rimasto lì nella collezione, era uno dei primi, avevo 14 anni. Negli anni successivi, tra i 16 e i 18, io ho letto praticamente tutto quello che c'era dall'archivio minerario nelle diverse biblioteche di Torino e trascritto che c'era su tutte le miniere del Piemonte. Evidentemente quando si è giovani si ha buon tempo, d'accordo? E io lo usavo in quel modo. Quando, dopo molti, molti anni, mi è stato proposto di interessarmi della questione, è chiaro che è stato con un senso di déjà vu, no? Con un senso di soddisfazione di approfondire e vedere qualcosa che in realtà mi aveva già incuriosito da ragazzino. Questa era una parentesi per dire che cosa c'entro io in fondo con le miniere del Bet. Anche su quei giacimenti lassù, su quell'affioramento che c'era lassù, sono stati fatti dei lavori. Questo qui è un'immagine dell'affioramento poco sotto la punta, e questo è lo stato della galleria un po' di anni fa, non molti, d'accordo, può anche darsi, sapete bene che queste cose evolvono, può succedere che avvengano smottamenti e così via. Questa galleria è scavata proprio nella vena di minerale. Per i collezionisti di minerale vi posso anche dire che qui si trova anche della magnetite. Vedete che questa galleria ha una quota quasi 3.000 metri. Tornando alla nostra panoramica, la zona, che è stato fatto notare prima, la zona dove sono stati, dove si vedono al meglio le vene ancora oggi, è quella indicata dalla freccia. E vedete che è sulla cresta che separa la conca dei laghi, in realtà la conca dei laghi è questa, questo è stato fatto in un anno siccitoso verso l'autunno, quindi i laghi erano pressoché asciutti, e l'altro là dietro il vallone di Balziglia. Ci sono anche delle gallerie sul retro, sul vallone di Balziglia, sono un luogo abbastanza balordo e difficile da raggiungere. Questo è la zona dove si sono sviluppati tutti i lavori fino, diciamo, al 1968. E passando rapidamente in esame la questione, questa è la medesima bancata, e noi vediamo, contrassegnati con i bollini, gli ingressi delle tre gallerie principali. Recentemente, come poi ci dirà anche Madrid, l'attribuzione della galleria Altea probabilmente non è corretta, nel senso che c'è un ingresso occluso, quella lì addirittura era una galleria precedente. Qui possiamo renderci conto di come sono adesso questi ingressi, vista da fuori e vista da dentro, ma diciamo dentro proprio dietro la porta, quella era quella più in alto. Poi c'è la seconda, che è la Galleria San Giacomo, e infine quella che si raggiunge più facilmente perché la stradina ci arriva fino contro, che è la Galleria Santa Barbara. Ovviamente questo è il risultato, non è come si trovava nel 1868, nel 1888, ma il risultato finale di tutti i lavori svolti successivamente. Qui davanti ci sono i ruderi delle baracche vecchie, queste erano state costruite già all'epoca del Gianni. Poco più tardi, ma sempre all'epoca del Gianni, era stata costruita anche, immagine che avete già visto, la baracca al colle. Ecco, quello che cambia decisamente tra il periodo del Gianni e il periodo successivo, che inizierà 20 anni dopo, nell'88, è una questione tecnica. Io sono convinto che per godere al meglio quello che si è intorno bisogna collegare tutto. È come quando parlavo prima con un geologo Fioraso, se uno va in montagna e conosce la geologia, vede cose che altrimenti non riconoscerebbe neanche, non coglierebbe neanche l'esistenza. Lo stesso è considerando la miniera. Fino al 1968, diciamo che il materiale di interesse era il rame.
Questo rame, di cui c'è stata la diatriba, su cui c'è stata già fin dall'origine la diatriba sulla concentrazione del minerale, il 17, poi l'8, in realtà era stato poi stimato meglio sulla media del minerale essere molto più basso, intorno al 2,5-3%. Tra parentesi, dato che quel minerale lì è essenzialmente pirite con delle inclusioni di minerali di rame, calcopirite, eccetera, una ragione per cui questo giacimento è stato lavorato così tardi, non dimentichiamo che l'esplorazione mineraria e l'estrazione dei metalli interessati è una storia millenaria nelle Alpi, come in tutte le regioni abitate da molto tempo dall'uomo, come mai questo giacimento era rimasto così indietro, come molti altri giacimenti di minerali di questo tipo? Perché con le tecniche di una volta un minerale del genere non era, diciamo, appetibile. Qualche punto percentuale di rame disperso in un materiale ricco di ferro e di zolfo pone problemi di separazione non da poco, che erano stati, diciamo, affrontati e risolti intorno alla metà dell'Ottocento. La miniera di Giani era stata messa in crisi dal fatto che globalizzazione ante litteram, o globalizzazione a modo suo del secolo, dei due secoli fa, erano state scoperte molte altre miniere del mondo molto più ricche, e quindi non veniva certo utile e conveniente tirare fuori quel poco di rame da un posto così disgraziato quale poteva essere il Nero. Per fare questo lavoro bisognava arrostire la pirite creando un mucchio di gas di anidride solforosa, che è tossica anche per gli umani ma soprattutto per i vegetali. In effetti una delle prove è che la fonderia è stata poco fonderia, è stata fonderia perché ci sono i resti non facili da trovare delle scorie, ma è stata molto poco fonderia perché le scorie sono poche e perché i boschi sono sopravvissuti. Perché se avessero lavorato con questa tecnica di con della legna si innesca la combustione della pirite, si libera il SO2, rovinare, cioè distruggere letteralmente tutti i boschi della Val Trocea sarebbe stato una questione solamente di qualche anno. Questo è una cosa che è avvenuta per esempio nelle miniere di zolfo della Sicilia, che hanno creato il deserto intorno a sé, perché lì si otteneva la fusione dello zolfo bruciandolo da parte. Lì si arrivava a ottenere un concentrato di rame che ovviamente, come è stato detto prima, era più facile da spostare. Nel periodo successivo, ecco, queste sono delle immagini dei forni di San Martino, di cui non si sa bene né l'età né come diavolo questo studio. Questa è la visione della fonderia, che in effetti ha fatto da fonderia probabilmente per un anno. Questo è un masso che non è un masso naturale, ma è un blocco di scorie. Le scorie si trovano ancora ogni tanto quando il fiume, scavando, tira fuori qualcuno di questi blocchi. Però dato che sono così rari, non c'è una discarica vera e propria di scorie, probabilmente le considerazioni che ho fatto prima hanno una certa validità. Su questo versante, sempre ritta del Giani, c'era questa bellissima strada di collegamento. Io vi consiglio di andare a fare una passeggiata, perché salire il Bet con una strada del 1863 è molto facile, lunga ma facile, perché uno tiene il proprio passo e non ha difficoltà. Questa è la parte alta, d'accordo, che poi anche il teatro è il teatro della Valanga, questo. L'abbassamento del prezzo di cui si era detto aveva provocato questa chiusura dei lavori. Nel 1880 quel Henri Guillemin, che era figlio del socio, dell'ex socio di Giani, acquisisce tutte le quote della società che erano gli altri due francesi, ma solo 8 anni dopo riprendono i lavori. Riprendono i lavori perché si è aperto un nuovo mercato. C'è lo sviluppo dell'industria chimica per fare i concimi fosfatici, serve l'acido solforico. Con l'acido solforico si scopre anche come costruire, come sintetizzare degli esplosivi nuovi. La nitroglicerina, poi diventata dinamite, e poi dopo, ma neanche 10 anni, 15 anni, viene fuori anche il tritolo. Guardate che l'industria chimica, io sono un chimico, ha fondato le sue fortune inizialmente sui fertilizzanti, sugli esplosivi e poi, con una diramazione della chimica degli esplosivi, coloranti di sintesi. L'acna di Cengio è stata un'industria che ha avuto questa evoluzione, per esempio l'acna di Cengio mal conosciuta giustamente per i problemi che ha creato e che continua a creare al confine tra Liguria e Piemonte. Quindi per fare l'acido solforico si parte dallo zolfo. La pirite contiene ferro e zolfo, circa il 50% di zolfo,
con una tecnica relativamente semplice, invece di arrostire la pirite e infestare i boschi, con l'SO2 si raccoglie, questi gas si raccolgono e da questi si ottiene l'acido solforico. Quindi la pirite da materiale poco utile diventa materia prima estremamente importante, anche con una previsione di quantitativi enorme per quei tempi e ancora per oggi. Tenete conto che il consumo di una nazione deindustrializzata come oggi l'Italia di acido solforico è ancora dell'ordine delle 500-800 mila tonnellate l'anno, che non è una bazzeccola, d'accordo, si è arrivato a usarne anche di più quando l'Italia aveva più industria di produzione. Quindi la nuova ripresa parte con questa premessa. Questo è la situazione dei lavori in sotterraneo nel 1888. Vedete che si tratta dell'angolo dove ci sono le 3-4 gallerie di vecchia data. Questo è un ingrandimento. Queste sono, diciamo, una libera trascrizione del sottoscritto a partire da una planimetria del 1911 che il collega Magri ha rilevato essere valida, me lo ricordavo ancora pochi minuti fa, d'accordo, andando a girare nel sotterraneo, e quindi io l'ho riportata in questa proiezione in modo da rendere visivamente la questione. Questo è il giacimento. Io prima non l'ho detto, ma queste gallerie, come si faceva una volta quando scavare le gallerie era molto difficile, non che fosse facile ancora quell'epoca, ma si facevano, diciamo, in direzione del giacimento. Si trovava il minerale, si cominciava a portare via quello che c'era e poi si andava dietro, che è una tecnica che può sembrare la più economica, la più intelligente. In realtà, se il lavoro procede in profondità, diventa estremamente problematica, perché uno fa gli scavi grossi per togliere la roba, le gallerie tendono a crollare. Se il giacimento va in giù, come è il caso, come vedete, si accumula l'acqua. Quindi questo, che non è certo stato scoperto al BERT, ma è stato scoperto, toccato con mano, toccato rompendosi le corna, diciamo letteralmente, è stato poi risolto affrontando la questione in un altro modo, cioè cercando di raggiungere il giacimento in previsione con delle gallerie dal basso, distinguere le gallerie dove tiro fuori la roba da quelle in cui io asporto, quindi delle gallerie esterne nello sterile, e poi mi avvicino alla zona mineralizzata e scavo. Se poi mi crolla, ben venga, io non ci sarò sotto, d'accordo? Quindi l'idea che c'è stata in quegli anni è stata di costruire una galleria di ribasso che partisse dal versante della Val Troncea, poi lo vediamo, d'accordo? Chiamata Galleria Nuovo di Ribasso, perché va a cercare di raccogliere da sotto, con molta, diciamo, anche fede nella provvidenza, perché fino allora si conosceva fino lì, si è detto, beh, allora andrà giù, noi partiamo di qui, che è molto più comodo, molto più basso come quota, circa 2006, d'accordo? E scavando circa 400 metri dovremmo arrivare a beccare il giacimento. Pensate che scavare un metro di galleria comportava da 1 a 3 giorni di lavoro, quindi non era una cosa tipo facciamo il Reus oppure non lo facciamo, d'accordo? Ecco, questa è l'idea, poi di raggiungere il giacimento e di sfruttarlo in questo modo più intelligente. Questo è l'imbocco della galleria che probabilmente chi è salito al BERT ha visto sicuramente, perché gli altri non sono facili da andare a vedere. Visto anche questo, un'abitudine, visto da dentro e visto da fuori. Sì, si pensava a circa 300 metri, si è iniziati nell'89, si pensava di arrivarci prima, in realtà ci si è arrivati nel 1902 al giacimento, con molta fortuna, perché non c'era nessun sondaggio che dicesse con sicurezza che si sarebbe ottenuto il risultato. Ecco, questi fotografie di cimeli dell'epoca, che poi sono presenti anche qua in questo museo, ci ricordano che si usavano le lampade a olio e quella a carburo sono poi arrivate solamente verso la fine del Novecento. E anche la perforazione, adesso io non voglio dilungarmi su questo, la perforazione veniva, dei fori da mina veniva fatta a mano. Non pensate che un foro da mina si scavi con lo scalpello, un foro da mina perché sia tale deve essere perlomeno mezzo metro, ma l'ideale è almeno un metro. Deve avere un diametro di circa 3 cm. Chi ha provato a spaccare dei sassi per spasso personale, per lavori edilizi o per collezioni di minerali, si pone qualche problema. In realtà si lavorava in questo modo, barramine che hanno a fare lungo 1,20 m circa, scalpello a punta quadra e impugnato da una persona. Uno con una mazza pesante, 5 kg, ci batte sopra ritmicamente e chi lo tiene nel momento della battuta gli fa fare un quarto di giro,
in questo modo morde. A seconda della natura della roccia, per esempio scavare nel calcescisto è fortunato, scavare nella prasinite è di quelle cose che lascerei volentieri a altri in questo caso, d'accordo, richiede da un giorno 8-10 ore di lavoro sistematico di questo tipo, senza interruzioni, si alternavano, a 2-3 giorni per scavare un foro. Per fare un metro, una volata di mine, di fori ne saranno 5. Quindi vedete che quella cosa che ho detto, lavorare richiedeva più giorni per fare un metro, ci sono dei documenti in cui dicono che in 18 giorni in un posto, in una ricerca in fondovalle, vicino alla Tuccia, ci avevano impiegato mediamente 6 giorni, vabbè, preparazione tutto quanto, 6 giorni per metro. Quindi vedete che si trattava di imprese che al giorno d'oggi ci sembrano quasi impossibili. La perforazione con aria compresso con motore elettrico è arrivata tardi, è stata messa a punto industrialmente durante il traforo del Fréjus dall'ingegner Sommelier. In realtà Albert è stata utilizzata piuttosto poco, ci sono anche proprio dei calcoli economici che dimostravano che economicamente conveniva comunque lavorare ancora a mano, probabilmente perché bisognava mettere a punto i metodi per lavorare allo stretto, d'accordo? Tornando alla nostra situazione, ecco qui nell'angolo potete vedere che nel 91, ecco, il famoso ribasso Bernard aveva fatto i primi passi. Ovviamente si lavorava di sopra, si portava giù il minerale nel modo tradizionale, come adesso vediamo. C'è stato un grosso miglioramento perché hanno costruito una Decoville, che è una linea ferroviaria, però ovviamente con carrelli mossi a mano, che andava fino alla... c'è ancora la traccia adesso. Il rock laser di cui parlava il geologo Fioraso, la mossa, questa, ed è un modo proprio per vedere questo movimento, se uno segue questa traccia che parte dal collo, e questa è la baracca e il rifugio, che adesso non si riconoscono bene. Questo ha già facilitato il lavoro perché permetteva quei carrelli di arrivare fino a qua, dove poi si seguiva la strada. Questo è un tratto scavato nella roccia di questa traccia della Decoville. Nel 1890 si toglie come socio, nasce una compagnia Ramizzolfi di Pinerolo di cui esistono ancora le azioni, ce ne sono alcune qua nel museo della raccolta del museo qui in Valtroncea, e questa è una fotografia di queste. Ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla parte economica. Nel 91 Gelmin, che era rimasto come amministratore, se ne va lasciando un buco di debiti, cosa che, come vedete, non è molto diversa da cose che succedono nei tempi nostri. Succede ovviamente il blocco dei lavori. Nel 1897, visto che le premesse per la pirite e l'acido solforico continuano ad esserci, riprendono i lavori, e questa volta riprendono in modo molto spinto. Tutta l'azienda è stata rilevata da un'altra società di cui poi lavoreremo domani. E oltre all'avanzamento in galleria e stazione, vengono realizzate queste due grandi opere, che sono la teleferica e la centrale idroelettrica. Idroelettrica e elettrica di un rifugio. Allora, se lì noi abbiamo della strada che sale, tra l'88 e il 99, tra il 98 e il 99 viene realizzata su questo tracciato una teleferica per portare giù il minerale. Questa teleferica parte da sotto il Colle del Bert. D'accordo? Questo è il primo tratto, poi laggiù avveniva il trasbordo e partiva su altri carrelli, quello in effetti era una complicazione che poi è stata risolta. Dietro l'angolo ci sarebbe la famosa stazione d'angolo che poi vediamo. Quindi il materiale usciva di là, Decoville, travasato sui carrelli della prima teleferica, e si scendeva giù. Intanto la galleria rossa cresce. Questo è il tracciato generale della teleferica. Lassù c'è la stazione d'angolo, questa è la situazione originaria della stazione d'angolo, che è stata semidistrutta dalla valanga del 1904 e poi dopo ricostruita perché ha continuato ad essere utilizzata. Questo è quello che rimane della stazione d'angolo fino a qualche anno fa, adesso ne manca un pezzo. Idem, manca la parte centrale del muro, mi hanno detto, ma io non me ne ero ancora accorto, perché è qualche anno che non ci passo. Venendo giù, abbiamo una stazione chiamata la tensione, che serviva proprio per regolarizzare la tensione delle funi,
che è a Monte di Troncea, un posto non vicino al sentiero, quindi non è di solito un luogo trafficato, progetti originari dell'azienda che, quando abbiamo fatto queste ricerche, è un'azienda ancora esistente che lavora nel campo e ci ha fornito i disegni originali. Queste sono le penne, e quella è una penna, vedete che il disegno è un altro, perché negli anni hanno cambiato poi alcune cose. Quella in realtà è il risultato di una modificazione che è venuta dopo la Valanga, in cui si usavano il contenitore del carrellino, che si usava in galleria sulla Decovir, e poi si sganciava il carrellino e si attaccava a delle staffe direttamente sulla periferica, risolvendo molti dei problemi di trasbordo, che sono tutti costi. Ecco, la struttura della fonderia è rimasta ovviamente la base dell'attività imprenditoriale, però ha smesso, come si è già detto prima, ha smesso di essere quell'inizio di fonderia che era diventato, oltre a rimanere alloggiamento di tutto quanto, è diventato una laveria. Allora, il termine laveria, il minerale che arriva da sopra non contiene solo pirite, ma contiene anche dello sterile. Un modo per separarlo relativamente facile, ma come si usa ancora oggi, è macinarlo. Quindi serve un sistema meccanico mosso idraulicamente, per via idraulica, i martelli per fare una polvere fine, e poi con la tecnica, diciamo, dei cercatori d'oro, sfruttando la differenza di densità di peso specifico, con un flusso d'acqua opportunamente orientato, si porta via la matrice che ha densità 2,7 giù di lì, dalla pirite che ha una densità che è dell'ordine di 5,5,5, e quindi rimane un materiale più ricco, pressoché puro, di solfuri. E questo era quello che veniva fatto. Lì c'è ovviamente la costruzione della centrale elettrica. Questa centrale elettrica, guardate che è una, appunto, questo è il pozzo della, con l'escavazione fatta ai tempi delle ricerche del 93. Questo è uno dei reperti che io ritengo interessante del posto, perennemente coperto dai ghiaghi di larice, e pericoloso non toccare dall'idea proprio che produceva una corrente elettrica. Questo è l'unico palo che rimane della condotta della corrente elettrica che veniva portata su. Veniva portata su alla miniera per l'illuminazione e anche per quei tentativi, per quello che poi sono riusciti a utilizzare, di perforazione meccanica. C'era anche il telefono. Il telefono è arrivato qualche anno. Nel 1902, dopo tutto questo lavoro, sono arrivati a intercettare la vena. Era vero. C'era quella vena che abbiamo visto disegnata in giallo che arrivava fino a lì. E questo immagino con grande soddisfazione dei direttori che si erano presi questo incarico. Questo è come si vede oggi il piazzale del Ribasso Bernard, e lì c'erano tutta una serie di baracche, il Guinness sarebbero di fronte, il Beppo alle spalle, e i baraccamenti erano sia di qua che di là. Quello là che vediamo scendere giù è il piano inclinato che si vedrà dopo che cosa. Questi sono stati colpiti duramente dalla parte alta della Valanga nel 1904. Questo è il piazzale, tutto questo giallo è dovuto al fatto che l'acqua che attraversa il giacimento si arricchisce di acido solforico, perché in parte la reazione avviene direttamente sul giacimento, che corrode i minerali ferrosi e poi esce fuori per effetto dell'ossigeno dell'aria e si deposita come idrossido, e c'è questa spianata colorata, quello là, la rogna rosa. In quegli anni l'impresa è arrivata ad avere fino a 340 lavoratori, di cui 120 minatori in quota, e questi si passavano lassù anche l'inverno, cosa che poi è stata l'origine ovviamente del problema del 1904. Sì, la Valanga si sviluppa su entrambi i fianchi, e questo si vedrà poi anche dopo, però intanto per inquadrare la cosa, diciamo che qui più o meno la stazione d'angolo, l'imbocco del Ribasso Bernard è quello, anche qua c'è stato un grosso ramo di Valanga, e quindi i danni si sono avuti su tutta la zona. Ecco, malgrado questo, dopo l'interruzione ovviamente nell'estate del 1904, già dall'anno dopo i lavori sono ripresi con l'accortezza di non lavorare più d'inverno, d'accordo? Cosa onestamente che col senno di poi, ma anche con esperienze già in altri campi, poteva già essere decisa in precedenza, però vennero ancora realizzate tutta una serie di interventi estremamente importanti. Ecco, dato che
la valanga aveva distrutto praticamente in modo completo la parte alta della teleferica, è stata sostituita questa teleferica da un piano inclinato, intelligentemente, perché in questo modo i carrelli uscivano, scendevano di lì, tra l'altro è una via praticabile, molto comoda, soprattutto a scendere. Pensate di dover frenare questi carrelli, carichi di centinaia di chili ognuno di minerale. Questo è il piano inclinato intorno ai nostri, ecco, quello è il piano inclinato, questo qui sarebbe l'ingresso della galleria Bernard, poi di lì si arriva rapidamente, si arriva in pratica al piano inclinato e finisce la stazione d'Ambro. Con un senno di poi decisero anche di dire, beh, abbiamo già intercettato il giacimento bucandola pressoché in piano, proviamo più basso. Lavoreremo meglio con meno rischi e intanto ci rendiamo accessibile una zona di giacimento nuova. Inizia il pozzo Louvaillalais, che è l'ultima galleria importante impostata all'inizio del Novecento. Ecco, questo è l'imbocco che è ben visibile salendo. Questo si vede già dal sentiero che va su Albert. Se uno prende di qui, arriva alla stazione d'Angolo e sale Albert per altra strada. All'incirca sono equivalenti. Questa è una foto storica, questa qua sarebbe nel 1906, giù di lì, il lavoro in questo pozzo, che in realtà era una discenderia inclinata, che poi vedrete dall'interno, non nelle mie immagini. Nel 1909 finalmente si incontrano anche le gallerie, quindi in questo momento diventa proprio la situazione che realizza i progetti degli ingegneri minerari del tempo. Da sotto uno porta via il materiale estratto anche nei cantieri alti e quindi questi ingressi, che erano quelli più difficili da raggiungere con la neve, col ghiaccio che permane anche tutta l'estate dentro se uno glielo toglie, diventano non più necessari, si può arrivare direttamente da lì. Ecco, questo è il 1909. Può darsi che ci fosse qualche galleria in più che non è segnalata su queste planimetrie. 1909 sembra l'inizio nuovo della miniera, in realtà è l'ultimo anno di lavoro, perché nel 1910 i lavori vengono interrotti in un modo, diciamo, un po' misterioso per noi, perché non esiste una giustificazione ufficiale. Si parla di difficoltà economiche, finanziarie dell'azienda, cosa che onestamente non stupisce, visto la criticità della situazione, di tutta la gestione, di tutte le spese che era stata dovuta fare per fare e ricostruire. In realtà ci potrebbero essere state anche delle ragioni esterne. In quegli anni, innanzitutto, la pirite, che era diventato un materiale interessante, viene estratta in un mucchio di posti, anche più facili, ovviamente. Non solo, dato che per fare l'acido solforico serve lo zolfo, in quegli anni, tra parentesi, chiudono la maggior parte delle miniere di zolfo siciliane, perché arriva lo zolfo dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, quando hanno cominciato a scavare per il petrolio, che sono quegli anni, hanno trovato un mucchio insieme al petrolio, un mucchio di giacimenti profondi di zolfo, difficili da raggiungere, però lo zolfo fonde a una temperatura che è un po' inferiore ai 100 gradi, quindi mandando giù acqua bollente si riesce a fondere lo zolfo, e mandando giù acqua bollente in pressione viene su acqua bollente con lo zolfo dentro, basta lasciarlo raffreddare e si raccoglie lo zolfo non a manciate ma a camionate. Quindi l'arrivo dello zolfo dal Texas aveva sicuramente abbattuto i prezzi dello zolfo internazionale. Vedete, la globalizzazione non è di oggi, è solo la gestione che è forse un po' diversa, d'accordo? E quindi anche molte miniere di pirite italiane vanno in crisi e chiudono, non solo quella del Bert probabilmente è una delle più sfortunate ed è per questo che la sua chiusura è così immediata. Questi lavori vengono interrotti e di fatto come attività estrattiva mai più riprese. In realtà, beh, questo quello che ho detto prima, ma ho lasciato indietro cosa, questo giacimento continua a esserci sotto, ci sono anche delle stime quantitative sulla massa di pirite che è rimasta, e si chiude letteralmente questo periodo storico che ha visto partire dal cercare di estrarre rame in modo artigianale fino a cercare di mettersi sul mercato mondiale della chimica per produrre l'acido solforico. Sulle questioni finanziarie che ci sono dietro non sono storie tanto diverse dalle bolle speculative del giorno d'oggi. Il fatto che la maggior parte delle azioni che si trovano ancora
di queste società, non solo di questa, abbiano ancora tutte le cellule attaccate, la dicono lunga sulla redditività degli interventi. E niente, io adesso lascio la parola al collega Gian Vittorio, che vi parlerà dell'evento del 1904 e poi la storia della miniera, o di quello che rimane della miniera, continua con Madrid. Grazie per l'attenzione. Allora, io sono tra quelli che hanno parlato fino ad ora, sono il primo storico, diciamo così, celebriamoci un po'. E quindi inizio citandovi le fonti. No? Io vi parlerò intanto soltanto della valanga, della questione legata alla valanga e alle sue conseguenze. E vi parlerò anche delle valanghe che hanno preceduto questa valanga. Ne esiste memoria, no? È la fonte più importante da cui si può attingere, è questo famoso diario manoscritto di Giovan Battista Guyot-Chiquet, che è stato un maestro elementare, ma di scuola, non di scuola pubblica, insomma, di scuola, quelle che si chiamavano scuole rurali, cioè un maestro che non aveva formazione, era un autodidatta, però una persona di una certa cultura, che ha lasciato un diario, vissuto tra il 1875 e il 1968, e ha lasciato un diario molto dettagliato delle vicende che hanno caratterizzato la storia di Plagerato, ma anche precedenti alla sua esistenza, perché ha ricopiato praticamente i registri della parrocchia di Laval, registri che poi sono scomparsi nell'incendio che i nazisti hanno appiccato a Laval nell'aprile del 1944. Allora, cominciamo qui. La Val Troncea è una valle di valanghe, valanghe perniciose, valanghe terribili. No? 1706, la prima valanga di cui fa menzione Guyot-Chiquet. Dal 2 al 6 gennaio valanghe ripetute, diciassette case sepolte, 9 morti, una ventina di persone sepolte, di cui 9 ferite. 1711, 17 maggio, ma dico 17 maggio, ma guarda, i tempi insomma, non sono più di questi. Oggi non succede più che a maggio, a quelle quote, la valle 1600 metri, insomma, le valanghe vengono giù del 2000-2500, non oltre, a quelle quote ci possono essere delle valanghe così perniciose. Il 17 maggio si è distrutta la casa parrocchiale, non morti, ma, ecco qui la prima fotografia, viene portato a valle da una valanga questo masso che potete vedere ancora oggi se andate alla valle. Potrete vedere, guardando il paese da sotto, davanti a voi, sulla destra, troverete questo enorme masso che ha, così davanti qua, dovrebbe esserci, le avevo classificate per numero, ma ecco, scusate, ma sono numerate ma non so come mai, non seguo l'ordine. Questo masso, dice Guyot-Chiquet sul suo diario, dice, questo masso ha una data incisa che è il 1711. In effetti io sono andato a cercarla, l'ho trovata, eccola lì, ed è la data che qualcosa che non quadra nella sequenza delle diapositive. Ecco, è questa data qui, che troviamo in questa posizione. Tenete conto che la Val si trova da questa parte. Qui è la Val e qui è la Val. Per cui chi volesse divertirsi ad andare a cercare lo può fare. 1847, 16 febbraio, questa è una valanga terribile, quella, il maestro Guyot-Chiquet la chiama un Seyer Arraut, che ho poi capito dopo,
si tratta di una valanga di neve polverosa. 8 ragazzini di Laval vanno, il paese era ancora evidentemente molto abitato, vanno a bruciare il fantoccio di carnevale sul versante opposto, quindi sull'inverso di Laval, anzi sull'indritto, viene giù una valanga di neve polverosa, evidentemente era nevicato qualche giorno prima, travolge questi 8 ragazzi e la notazione che il maestro fa è che i compaesani non li sono andati a cercare, avevano paura di rimanere travolti. Quindi fa anche una notazione a margine abbastanza pesante dove dice insomma potevano fare qualcosa, non li hanno salvati. 16 gennaio 1904, e arriviamo ci avviciniamo a una data fatidica del 19 aprile 1904, una valanga un po' a monte del Bet travolge, scusate, ma il fatto che non siano in sequenza mi crea qualche difficoltà, travolge 4 operai, di cui uno rimane. Il 16 gennaio 1904, appunto, c'è una valanga, travolge 4 operai, uno, Santo Gregorio Faure di Bursè, villaggio che verrà, è forse uno dei più colpiti dalla valanga del Costessino, poi con 6 morti, ci rimane. Ricordiamocelo questo Gregorio Faure, perché sarà l'ultimo cadavere rinvenuto il 28 giugno del 1904 alla fine di tutta la partita legata alla ricerca di corpo. Questa bruttissima foto, peraltro, con quella quella linea insomma storta che ho fatto io, che non sono un tecnico informatico, semplicemente vuole più o meno definire la zona da cui è scesa la valanga quella più famosa del 19 aprile 1904. La data non è casuale, 19 aprile, siamo già molto avanti nella stagione, le cronache, anche qui vi dico le fonti quali sono? Sono i giornali del Pinerolese, ovviamente la Lanterna Pinerolese, l'Eco del Tisone non c'era ancora perché è nato nel 1906, poi sono La Stampa, Il Momento, che era un quotidiano del tempo, perché la tragedia, 81 morti, più quello del gennaio fanno 82, ebbe ovviamente una portata nazionale, è stata una delle più grandi catastrofi minerarie della nostra storia, anche se poi in realtà mineraria nel senso che questi facevano il lavoro di minatori, ma la tragedia non è venuta in miniera, è venuta fuori dalla miniera. Allora, il 19 aprile appunto, quindi il periodo in cui la neve è pesante, insomma, era tra l'altro molto, molto abbondante, era abbondante, insomma, erano 3 giorni che nevicava, quindi si è accumulato, si calcolava che ci fossero più o meno 3 metri di neve attorno alle baracche del Bet. Si temeva, insomma, gli operai che erano su temevano che questa valanga sarebbe scesa. Il giorno in cui, che è un martedì, 19 aprile, questi operai si consultano, insomma, le cronache ci raccontano che ci fu un grosso dibattito. Alcuni, quelli di Pregelato, che conoscevano la zona, sostenevano che bisognava andare nelle gallerie, stare al coperto, rifornirsi di cibo e aspettare che le valanghe cadessero, insomma, per poi scendere. Però era tra l'altro anche la settimana di Pasqua, quindi molti volevano scendere a valle per poter passare la Pasqua in famiglia. Quindi alla fine decidono di scendere, formano 3 squadre, questo sempre secondo le cronache dei giornali. La prima squadra inizia a scendere verso il primo mattino del 19 aprile, inizia a scendere, alla testa di questa squadra il geometra Basile.
una figura, insomma, non è Basili, è Basile, un errore di stampa, Giometra Basile, che era il capo cantiere sostanzialmente di San Secondo di Pinerolo. Questa, tra l'altro, un personaggio si scoprirà dopo che aveva già dato le dimissioni, era lì soltanto più per svolgere pochi giorni, aveva già trovato un altro lavoro. Alla testa della prima squadra iniziano la discesa e evidentemente si trovano più o meno nei pressi della stazione d'Angolo nel momento in cui la valanga cade. I giornali dicono che la valanga fu mossa da un tuono che venne sentito da più parti, non lo so, questo non è facile da definire, è possibile che in aprile ci siano già dei tuoni, ci siano già dei temporali. Comunque, questa valanga venne evidentemente provocata da qualcosa, si infilò nel canalone che passa a sinistra della stazione d'Angolo e prosegue fino a valle, insomma, lasciando alla propria destra Troncea, canalone del Gurré, e travolse questa prima squadra che si trovava più o meno vicino alla stazione d'Angolo. Travolse anche le baracche all'esterno delle quali si trovava la seconda squadra. La terza squadra stava dentro le baracche. I morti quali furono? Furono sicuramente tutti quelli della prima squadra, poi furono buona parte di quelli della seconda che stavano fuori dalle baracche, che furono travolti dalle baracche stesse, furono un po' meno quelli della terza squadra che stava dentro le baracche. Perché? Perché le baracche fecero in qualche modo per alcuni da protezione, quindi le travi che caddero crearono delle sacche all'interno delle quali si ripararono questi operai. Difatti poi i recuperi avvengono proprio nella descrizione dei recuperi si nota proprio questo fatto, che alcuni stavano riparati sotto le travi. Adesso vabbè, alcune foto le avete già sicuramente viste. Vado avanti, poi i tempi sono quello che sono. Probabilmente le immagini sono anche un po' pesantine dal punto di vista. Queste sono immagini, tra l'altro le immagini che troviamo vengono sostanzialmente, sono immagini tutte giornalistiche, vengono da due o tre fonti, la Domenica del Corriere, questa è la Domenica del Corriere appunto, poi l'Illustrazione Italiana e sostanzialmente basta. Insomma. Ah no, sì, c'è ancora la Gazzetta del Popolo della Domenica, che era una specie di supplemento che veniva dato la domenica dalla Gazzetta del Popolo, che era equivalente ad esempio al Venerdì di Repubblica, insomma una specie di rivista allegata la domenica alla Gazzetta del Popolo. Questi sono i giornali che hanno fornito delle immagini. Qui troviamo, questa è la Domenica del Corriere, troviamo un'immagine delle dimensioni della valanga, quella in alto, e poi i cantieri del Bel prima che questa valanga cadesse, no? Quindi vedete la stazione d'Angolo, la telefonia. Ecco, qui invece questo riguarda i soccorsi. I soccorsi furono organizzati da chi? Soprattutto dall'esercito. I primi ad arrivare furono i militari 26esimo fanteria del Forte di Finestrelle, che era un reparto aggregato, perché il forte c'erano dei reparti di artiglieria. Poi arrivarono i carabinieri di Pragelato, di Finestrelle, di Pinerolo, ma naturalmente prima che questi arrivassero erano passate più di 24 ore, quindi insomma i soccorsi si fecero insomma, furono per quanto pressanti, per quanto insomma efficienti secondo i mezzi di allora, furono comunque molto tardivi. Si recuperarono ovviamente cadaveri fin da subito, perché secondo le cronache quello che apparse ai primi soccorritori fu un spettacolo terrificante, con persone addirittura
dei cadaveri in superficie sulla massa della valanga, ma secondo le cronache, che poi a quei tempi sono particolarmente drammatiche, anche dei brandelli, non soltanto dei corpi, queste sono tutte immagini della valanga. Questa è la stazione di morte, quella dove vengono salvati alcune persone. Ecco, vedete, questa è un'immagine particolarmente drammatica del recupero di un corpo che stava in superficie. Ecco, questo è invece vi stavo dicendo che vengono recuperate delle persone vive fino al 22 aprile. L'ultimo sopravvissuto viene salvato il 22 aprile. Da lì in avanti si recuperano soltanto più grave. Questa è un'immagine molto bella dell'illustrazione italiana che fa vedere il recupero di una salma. Le salme furono recuperate tra il 21 aprile, cioè il 20 aprile, anzi il giorno dopo la valanga, fino per 70 giorni consecutivi, fino al 28 giugno. L'ultimo corpo trovato fu appunto questo Gregorio Faure, che era il primo ad essere stato sepolto in una valanga. Il penultimo fu il geometra Basile, ma questo si spiega molto bene perché Basile stava in testa alla colonna che stava scendendo, fu l'ultimo a essere travolto, quindi praticamente la valanga gli rovinò addosso per intero, no? Quindi si trovò addosso tutta la massa. Concludo, perché vedo che Domenico sta fremendo, questa è un'immagine del recupero. La fonderia, che avete già visto in tutte le salse, io ve la faccio vedere perché la fonderia fu il luogo, la base, no? In cui vennero organizzati i soccorsi, ma fu anche la morgue, fu il luogo in cui vennero radunati i cadaveri, in cui avvenivano le operazioni di riconoscimento. C'è una testimonianza terribile di uno dei sopravvissuti, una testimonianza giornalista, che dice c'erano 30-40 morti disposti nei saloni della fonderia e io che li vegliavo e dormivo in mezzo a loro. Stanza raccapricciante. Queste sono le immagini che avete già visto. Questa è la valanga alla fine, insomma, quando vengono recuperati gli ultimi corpi. Il 16 luglio viene inaugurata, eccola qua, la stele commemorativa. La stele commemorativa che aveva a fianco il testo di una lapide che c'è stato ricostruita a memoria dalla valigiana che ha riportato sul libro, e aveva a fianco questi due pannelli, alcuni dicono in legno, alcuni dicono in metallo, che però non ci sono più, cioè ci sono di nuovo perché sono stati messi dal parco, ma non sono quelli originali, con i nomi degli 82 morti. Noi abbiamo azzardato una ricostruzione dell'elenco dei morti che c'è su quel libro. È parzialmente, non è proprio completo, nel senso che mancano alcuni nomi di battesimo. Ho ottenuto questa ricostruzione incrociando i dati sui vari articoli di giornale che riportavano appunto i trovi. Questa è appunto, e vedete, il testo dal sapore di Rai D'Annunziano della lapide, e poi questi due pannelli dove ci sono appunto i nomi. Questo è il discorso famoso di Facta, 15 agosto 1904 viene inaugurata questa lapide che si trova in località Gourret, in fondo al canale. E questo è Massimo. Io concludo e vi ringrazio per l'attenzione.